Cosa pensate voi di questo tema, cioè dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero rispetto a determinate idee che mettono in crisi la democrazia stessa? La politica, soprattutto in una democrazia, debba entrare con molta, molta delicatezza e possibilmente entrare il meno possibile rispetto alle manifestazioni di pensiero. Altra cosa è tentare un colpo di Stato o ricostituire un partito fascista, un partito nazionalsocialista, è un'altra cosa. Non credo, come non penso che il proibizionismo, sia mai servito appunto a ridurre il consumo delle droghe. Non ho mai ritenuto che proibire per legge, non si sa in che modo, la manifestazione di un pensiero, banalmente pensare qualcosa, possa ridurre l'incidenza del pensiero stesso. Sono concetti che il professor Barbero ha espresso meglio di me, ma concetti simili anche su questo libro. Io personalmente, quando ho avuto la possibilità, da rappresentante del popolo italiano, di votare, votai contro il reato di negazionismo perché non penso che sia un reato utile. E anche perché il libero pensiero è il prezzo che la democrazia, se è democrazia, deve pagare. Teorica, perché siamo perfettamente d'accordo, appunto, i divieti di esprimere certe posizioni storiche sono deleteri e pericolosissimi. E non importa il fatto che il primo divieto che ti viene proposto è un divieto con cui sei d'accordo e che sai benissimo che quell'imbecille del professor Forisson, che ha passato la vita a fare ricerche pseudoscientifiche sulla dispersione dei gas per sostenere che le camere a gas non potevano funzionare e quindi non ci sono mai state, e tu sai perfettamente che è un cretino. E sei sconvolto a vedere che per decenni si è discusso delle sue tesi e ci sono giornali che hanno dato spazio e gente che ci ha creduto. E lì siamo in un ambito pericolosissimo, perché si tratta di, come dire, del giudizio su eventi del passato abbastanza recente, come appunto lo sterminio, su cui poi si calibra il nostro senso di ciò che è giusto e sbagliato, la nostra valutazione dell'etica, insomma. E quindi su quello, come dire, la prima reazione potrebbe essere: ma sì, vogliono, dato che il professor Forisson è un cretino e anche un furfante, e pace all'anima sua, e vogliono stabilire che non ha il diritto di dire queste cose. In fondo avrebbero anche ragione, invece no, ti devi un attimo fermare e ti devi dire: sì, ma chi lo stabilisce? Il governo? Ecco, no, nessun governo, nessun politico, secondo noi, deve mai avere il diritto di dire: questa opinione storica non può essere espressa perché noi sappiamo a priori che è sbagliata e quindi vietiamo di esprimerla. Questa è una cosa che non bisogna fare. Quanto al fascismo,